Ciao ragazzi, allora in questo video volevo affrontare questo argomento su come coprire i capelli bianchi, che non è proprio interessantissimo, neanche molto molto originale, però vabbè, tutto sommato sì, perché mi sa che non ci sono video al riguardo. Comunque, volevo un attimo spiegare come si possono coprire i capelli bianchi. Mi sono un attimo letta qualcosina su Wikipedia per sapere proprio come funziona, insomma, questo sbiancamento proprio in modo specifico. Sapevo semplicemente che appunto il capello bianco non ha più il pigmento, eccetera, insomma. Comunque, intanto vi leggo questa, vado veloce perché mi sa che viene video lungo come al solito. Il fenomeno dell'incanutimento o canizie, che c'ho scritto? Fenomeno naturale causato dall'improvvisa e totale perdita dello scambio enzimatico tra la tirosina e i melanociti dell'unità pilare. L'età media è tra i 30 e i 40 anni e le cause principali che influiscono nella crescita dei capelli bianchi possono essere genetiche, metaboliche, nutritive e psicologiche. Il fenomeno della canizie può verificarsi anche in età precoce, non dovuto ad invecchiamento, e in caso di traumi psichici, stress e emozioni violente, come è successo a Maria Antonietta, così si dice. La canizie congenita è invece dovuta al fenomeno dell'albinismo. Non pensate che una che ha i capelli bianchi è affetta ad albinismo, perché appunto è una malattia genetica che riguarda capelli, occhi, peli in generale. Perché una signora un giorno al lavoro, c'è cioè una tizia che ha proprio i capelli bianchi a nuvoletta, veramente, se li fa tutti gonfietti così e sono bianchi come la carta, bianchi come le nuvole proprio, picci. E questa ha detto, ma quando una ha i capelli così tanto bianchi in modo quasi naturale, significa che è albina? E la gente gli ha pure risposto di sì, oltretutto, io stavo lì, dico, no, è un'altra cosa quella. Vabbè, diverse testimonianze confermano l'utilità dei bagni derivativi, secondo cui protratti nel tempo farebbero regredire il numero di capelli bianchi. Questo appunto l'ho letto su Wikipedia, ma non c'è una fonte, diciamo, c'è scritto soltanto questo, e ho cercato altro e ho letto che praticamente questo metodo è del dottor Louis Kühne, suppongo, dato che è un medico tedesco, degli inizi del Novecento, e consiste nello stimolare l'eliminazione delle tossine, e perché il problema appunto dell'incanutimento è principalmente l'intossicazione dovuta all'alimentazione, allo smog, inquinamento che influiscono molto, però non ho capito di preciso in che cosa consistono questi bagni derivativi, boh, quindi non mi addentro in cose che non so, mi addentro invece in quelli che so, ovvero i capelli bianchi, come facciamo per coprirli. Allora, io ho sempre detto che non mi sarei mai fatta la tinta, che mi sarei lasciata i capelli bianchi al naturale, poi ho iniziato a riflettere, cioè se a me adesso mi vengono i capelli bianchi, riflettiamo un attimo, io a 26 anni i capelli bianchi mi lascerei davvero? No, io non li voglio i capelli bianchi, ok? Almeno per un bel pezzo. Spero di aver preso da mia mamma, che comunque i capelli bianchi le sono venuti abbastanza tardi. Adesso incomincio a averne di più, però non lo so, se io adesso avessi i capelli bianchi, io sinceramente non ce la farei a restare con i capelli bianchi a 26 anni. Una mia amica, addirittura, sono già anni che fa la tinta, quindi perché ce l'ha veramente da tanto. Adesso una che ha 20 anni, sinceramente, può lasciarsi i capelli bianchi, ragioniamo. Dopo, se una vuole fare che c'ha coraggio, beata lei, però io non ce la faccio. Innanzitutto volevo dire che non è vera la storia del capello bianco che se lo stacchi te ne crescono altri 7, altri 20 o quanti ne sono. Non è assolutamente vera, non è vera perché è proprio una diceria. Perché posso proprio farvi un esempio pratico. Ho un paio di amiche a cui ogni tanto faccio la piega e mi dicono staccalo direttamente il capello bianco se lo vedi, magari ce l'hanno due o tre, e quando lo stacchi ovviamente non ne crescono altri 7 quando vado a rifargli la piega dopo, o c'è quello che ho staccato oppure non è ancora ricresciuto, non c'è niente. Quindi non ci credete a queste cose, non è vero. So che verrò linciata perché alcuni di voi sicuramente ci credono, però vi assicuro che non è vera questa cosa, appunto. E il capello bianco diventa bianco improvvisamente, non è che tipo adesso capello castano diventa piano piano sempre più chiaro. Io potrei svegliarmi domattina, fammi i corni, che ho un capello bianco così improvvisamente, proprio la mancanza appunto di pigmento, di melanina, mi pare che si dice, improvvisa, toglie tutto il colore, non è che lo toglie gradualmente. Allora, quindi i capelli bianchi, mi sono scritta quasi tutto perché sinceramente se no non sapevo come affrontare l'argomento perché ho tante cose da dire. Non sono come i capelli normali, ovviamente, i capelli bianchi sono diversi dai capelli normali, diciamo quelli colorati naturalmente. Sono in genere più flosci e anche più ribelli. Se tipo una tizia che ha i capelli tutti bianchi, quando viene a farsi la biega, io vedo una differenza enorme sia con i capelli naturali, che non sono stati trattati con niente, capelli colorati naturalmente,
sia con i capelli che sono stati tinti, perché proprio l'assenza di pigmento rende il capello un po' floscetto. Per farvi un esempio, una tizia che ha i capelli fino qua tutti bianchi, quando li liscio è veramente un capello molto difficile, più difficile di qualsiasi capello crespo abbia mai fatto, perché tende sempre ad incresparsi e il capello è tanto floscio, tende un po' a volare da tutte le parti. E lo stesso anche le signore anziane che si fanno appunto la biega a nuvoletta, quando metti la schiuma in genere il capello tende un po' ad indurirsi, specialmente quando si asciuga. Invece queste con i capelli bianchi sembra sempre che hanno 3 quintali di balsamo in testa, sono sempre morbidi, la schiuma non li va a seccare così tanto, quindi c'è proprio una differenza con i capelli bianchi, senza pigmento rimangono, perde qualcosa appunto. Ovviamente non tutti i capelli sono uguali, alcuni capelli bianchi si coprono meglio di altri, alcuni insomma ogni testa ha le sue caratteristiche differenti. Come possiamo coprire i capelli bianchi? Con la tinta, con il riflessante, con l'henné oppure anche con i colpi di sole o mesh, e adesso vi spiego. Allora, per coprire i capelli bianchi bisogna usare in genere i 20 volumi. Quando dovete coprire i capelli bianchi, i volumi da utilizzare in genere sono appunto i 20. Se il colore è scuro, potete utilizzare anche 10 volumi o addirittura fare il riflessante con l'attivatore. L'attivatore sarebbe l'ossigeno molto basso, tipo 6 volumi, dopo dipende dalle marche. Invece per colorazioni normali, insomma castane, bionde, quello che sia, se usate 10 volumi, il colore non prende bene sul capello bianco, dico, rimane coperto un po' in trasparenza, cioè vedi che magari è colorato ma non è coperto bene. E lo stesso se fai a 30 volumi, il 20 volumi è proprio l'ideale. Il brutto qual è? Che il colore non prende allo stesso modo sul capello bianco e sul capello ancora pigmentato, insomma. Ad esempio, io sul capello bianco in genere il colore prende in modo abbastanza simile a quello che vedete sulle cartelle dei colori quando ci sono quei ciuffetti, perché appunto la base è bianca, quindi se prende, prende proprio quasi uguale a lì. Mentre invece sui nostri capelli naturali entra in gioco anche il nostro colore di partenza, se è scuro dobbiamo usare volumi più alti, se è chiaro possiamo usarli più bassi, quindi questa cosa qui, insomma, c'è questo appunto problema che se avete tutti i capelli bianchi è un conto, se li avete ben mescolati anche alla fine va bene, perché se i capelli bianchi sono ben mescolati a quelli naturali la differenza non si vede, sono un po' mescolati, anche se in quello bianco prende in un modo, in quello naturale in un altro. Non si nota così tanto, anzi sembra un colore più sfumato, va anche bene. Invece se i capelli bianchi, come purtroppo la maggior parte delle donne li avete, soprattutto davanti, noi abbiamo una cliente che ha proprio tutti i capelli bianchi davanti e qui dietro scurissimi, e per farle il colore, lei vuole un biondo molto chiaro, bisogna purtroppo utilizzare una colorazione diversa da davanti e dal dietro. Mia mamma, ad esempio, come la maggior parte delle donne, anche lei ha i capelli più bianchi davanti, il brutto è che ha proprio un ciuffo di capelli bianco qui davanti. È venuto quasi subito questo ciuffo di capelli bianchi. Quindi, per farvi un esempio, lei fa il 9, la tinta è colore 9, che è un biondo chiarissimo. I suoi capelli naturali, che sono più o meno come il mio colore qui, un pochettino più scuro addirittura, i suoi capelli naturali, ovviamente il 20 volumi non basta, fa la tinta a 30 volumi. Io gliel'ho detto che 30 volumi è tanto, che già la tinta, insomma, comunque è una cosa chimica, tanto non mi ascolta, non mi ascolta sulle creme viso, non mi ascolta sui trucchi, non mi ascolta sui capelli, vabbè, fa come le pare. Comunque, per avere un colore abbastanza chiaro, deve fare 30 volumi per questa parte di capelli più scura. Ma per quanto riguarda i capelli bianchi, il 30 volumi non prende bene appunto sui capelli bianchi, le viene un biondo un po' sbiaditello, è veramente parecchia la differenza di colore tra qua e qua, però col 30 volumi già si nota meno. Se facesse il 20 volumi, i capelli del suo colore non schiarirebbero a sufficienza, qui davanti avrebbe questa ciocca bionda e si vedrebbe molto di più la differenza tra qua e qua. Quindi preferisce farlo a 30 volumi e vedere meno la differenza, anche se il ciuffo bianco è coperto un po' più in trasparenza, però in questo modo li ha tutti chiari. Anche se ovviamente non le viene come il colore sulla cartella, biondo chiarissimo, è quasi un platino, ne viene un biondo un po' più caldo. E sul ciuffetto bianco viene un biondo un po' più chiaretto, però tanto ce n'è anche altri di bianchi, quindi si confonde abbastanza bene. La prossima volta voglio provare a farle la tinta a 20 volumi nella parte davanti e a 30 volumi nella parte dietro e vediamo un po' come viene, perché spesso i parrucchieri devono fare questa cosa per far uscire il colore un po' più uniforme, perché un conto se è sfumato bene, però se si vede proprio una differenza netta è brutto, ovviamente.
Se facesse il castano, mia mamma sarebbe tutta un'altra storia, perché ovviamente potrebbe fare 20 volumi, i capelli bianchi sarebbero coperti a sufficienza, il suo colore, se è poco più chiaro, 20 volumi basta, se il colore è uguale al suo, 20 volumi, insomma, viene identico e quindi andrebbe bene, ma lei vuole fare il colore più chiaro, fa come le pare, che dice che la ricrescita poi si nota meno, perché ovviamente sui capelli biondi i capelli bianchi si vedono meno, su una che ha i capelli castani oppure neri si nota tantissimo. Però comunque la ricrescita le si vede uguale, su questi capelli scuri, vabbè, lasciamo perdere, non c'è proprio modo di convincerla. Ma comunque tutti i capelli non prendono allo stesso modo, quindi in genere questa è la reazione generale alle tinte, in genere questa è la reazione generica di quasi tutti i capelli, però non prendono tutti allo stesso modo. Tipo le colorazioni chiare, anche a 20 volumi, non prendono tutte allo stesso modo, a certe persone, anche se 20 volumi è proprio l'ideale per i capelli bianchi, comunque non prendono bene. Ad esempio c'è una signora che faceva il 6, mi sembra, l'abbiamo fatto il 7 e purtroppo sui suoi capelli naturali non prendeva bene, quindi purtroppo niente, non lo faceva più la colorazione così, quindi ogni testa è a sé, la tinta è un po' un terno all'otto. Il riflessante, potete fare il riflessante nel caso in cui facciate un colore scuro. Se fate un colore scuro, tipo il nero, il castano scuro, un 2, un 3, un 4, un 5, potete fare tranquillamente il riflessante perché ve li copre i capelli bianchi. È raro che non li copra, succede, ma è molto raro. Ma questo proprio in generale, se dovete fare un colore molto più scuro del vostro, anche se li avete naturali, fate sempre il riflessante. Non conviene fare la tinta perché è più aggressiva e vi va anche a seccare i capelli. Fate il riflessante, non ve li secca, ve li copre. Ugualmente, ok, scaricherà un po' nel tempo, ma voglio dire, tanto se il problema è i capelli bianchi, dopo un po' lo dovete rifare uguale il colore, però ci sono capelli su cui scarica proprio pochissimo e poi dipende anche dalla marca di colore, ci sono colori che scaricano di più e colori che scaricano di meno. Ah, se non l'avete visto, guardate il mio video tinta riflessante prima di questo, magari devo dirlo prima, perché spiego un attimo la differenza proprio tra la tinta riflessante in generale, quindi se non la sapete magari non ci state capendo niente. Invece se fate un riflessante chiaro, purtroppo non prende quasi mai bene. Ad esempio ci sono signore che hanno i capelli tutti bianchi e fanno un riflessante molto molto chiaro e hanno semplicemente questo riflesso un po' biondo e così si sentono un po' meglio con loro stesse, non si vedono proprio bianche ma non sono legate alla tinta. Il riflessante se non è scuro non prende insomma molto bene sui capelli, c'è bisogno della tinta appunto a 20 volumi. Per farvi un altro esempio invece, sempre del fatto che il riflessante è più chiaro non va bene sui capelli. C'era una ragazza da noi che veniva a fare il 5 come colore, le veniva abbastanza scuro ma le copriva molto bene, i capelli bianchi ne aveva pochetti ma comunque si vedevano sulla riga. Però diceva che era troppo scuro, allora ha provato a fare il 6, con il 6 andava proprio benissimo perché i capelli bianchi erano coperti, c'era una leggera differenza tra il suo colore e i capelli bianchi ma appunto leggera, non si notava così tanto. Poi ha cominciato a fare solo la ricrescita e non pettinarlo più alle lunghezze, in questo modo qua le lunghezze erano un pochettino più chiare della radice e il colore appunto era più naturale, una sorta di degradé e quindi si piaceva molto così. Poi ha voluto provare il 7, abbiamo provato metà 6 metà 7 e una volta addirittura il 7, ma purtroppo così il capello bianco, che i capelli bianchi che aveva, le veniva coperto come in trasparenza, veniva un castano chiaro che insomma non prendeva proprio bene, non si vedeva che il colore era una sottospecie di castano sbiadito, quindi il risultato era che i suoi capelli il 7 non le prendeva bene, cioè non venivano un po' più lucidi e basta, perché il riflessante non ha potere schiarente, per cui sui suoi capelli naturali il colore è rimasto invariato e i capelli bianchi venivano appunto castano chiaro che non prendeva neanche bene e si vedevano tutti, anche se c'era questo leggero riflesso castano sui capelli bianchi. Non andava bene, ovviamente, ha ricominciato a fare il 6 e così va benissimo. Se vuole un colore più chiaro deve incominciare a fare la tinta, ma il capello, essendo trattato già con riflessante, dovrebbe decolorare un po' le lunghezze e poi fare la tinta più chiara, e non le conviene anche perché le sta bene il colore un po' più scuretto a lei. Va bene, questo non spero che si sia capito, non è facilissimo spiegare queste cose, non lo so se si sta capendo qualcosa, comunque... Io queste cose le ho imparate al lavoro piano piano e devo ancora finire a imparare, quindi intanto spero di avervi dato un po' uno spunto, perché tante ragazze che mi chiedo vedo che proprio non le sanno certe cose, non si rendono conto che magari un colore così non lo possono fare, e quindi spero che questo possa chiarire un pochettino le idee. Con l'henné, allora, nel caso dell'henné rosso, quindi la lausonia,
Va bene, insomma, per coprire i capelli bianchi. L'unica cosa è che, siccome l'henné si comporta come un riflessante e appunto non ha potere schiarente, cosa succede? Che se voi avete i capelli chiari, sui capelli chiari e sui capelli bianchi, il colore prende pressoché allo stesso modo. Se invece siete a castano, ad esempio, se siete come me e avete appunto dei capelli bianchi, succede che l'henné rosso appunto prende sul mogano, insomma sulla mia parte castana, e sul capello bianco viene sul rame, sull'arancione. Quindi c'è questa differenza di colore, e ha la stessa solfa, insomma, che dicevamo prima: se sono ben distribuiti, ok, ma se avete più capelli bianchi in una parte rispetto a un'altra, vedere i capelli da una parte rame e una parte mogano non è il massimo. E poi c'è anche il problema che su certe persone l'henné non prende bene come altre, però come la tinta riflessante, ogni testa è a sé. Quindi potete tranquillamente fare una prova, e se non funziona, se non vi piace il risultato, cominciate a fare il riflessante oppure la tinta. Tanto se non è naturale, potete tranquillamente fare altre colorazioni chimiche. L'importante è che non contenga, oddio, non mi viene la parola. Non mi viene, mi viene petrolati, ma non c'entra niente. Che diamine dico? Picramato, ecco. Vi metto sotto, anche sotto questo video, il link che avevo messo anche sotto al video Enne dove, come, perché, che sarebbe il link in PDF fatto benissimo, che spiega tutto sull'Enne. E ci sono anche delle foto di ragazze, insomma, che hanno i capelli bianchi e hanno fatto l'Enne, e si vede un po' la differenza con i capelli bianchi e i capelli naturali. Quindi vedete se vi sconfiffera, guardate un po' le foto. L'indigo, che sarebbe l'henné nero, io so che in genere prende bene sui capelli, anche sui capelli bianchi, però mi hanno scritto un paio di ragazze e mi hanno detto che purtroppo su di loro ha scolorito quasi subito. Comunque, in ogni caso, l'henné, sia quello rosso che quello nero, va rifatto spesso, perché appunto, essendo tipo riflessante, scarica moltissimo. Quindi dovete ripeterlo ogni tipo 2-3 settimane, dovete stare lì a incelofanarvi un'altra volta. Provate a farlo magari più spesso e vedere cosa succede. Se proprio non funziona, insomma, il vostro capello bianco è duro, non vuole assolutamente colorarsi, allora cominciate a fare un riflessante, e poi per ultima provate la tinta. Prima provate queste altre cose che sono più leggere. L'henné castano, che sarebbe appunto o il mix tra indigo e lausonia oppure mallo di noce. Penso che il mallo di noce non copre i capelli bianchi, penso che, insomma, serva solo a chi ha i capelli castani, per dare un po' di lucentezza, un po' un leggero riflesso, e basta, non penso che copra. Mentre invece l'henné e indigo, fatto appunto come scritto nel link in PDF, io penso che vada a coprire abbastanza bene, però sempre è soggettivo, quindi bisogna andare un po' per tentativi. Per quanto riguarda i colpi di sole e le mesh, allora ci sono donne che fanno i colpi di sole per confondere i capelli bianchi, perché ovviamente i colpi di sole in genere vengono fatti col decolorante, lo stesso le mesh ovviamente. Tante tizie che fanno i colpi di sole, hanno qualche capello bianco, ci dicono: prendici anche il capello bianco così me lo copri. Purtroppo non si copre, il decolorante va solo a togliere colore, quindi il capello bianco non ce l'ha il colore, non cambia niente. Se io prendo una ciocca bianca e la spennello col decolorante, non cambia niente, forse diventa un bianco più brillante al massimo. Magari, insomma, in genere lo fanno per confondere i capelli bianchi. Mia mamma ha fatto così, faceva un biondo abbastanza dorato, insomma, non le faceva schiarire tanto. Poi ci sono donne che invece le fanno proprio molto molto chiare, così confondono ancora di più i capelli bianchi. Oppure ci sono anche persone da noi che fanno appunto i colpi di sole o le mesh, e poi qui davanti fanno la tinta nei ciuffettini, perché, come vi ho detto, tanto sempre davanti scappano fuori i capelli bianchi. Fanno, insomma, qua davanti magari ci mettono un po' di tinta chiara, così li confondono, così li coprono proprio. Oppure si possono fare i colpi di sole con la tinta, però non è come la tinta, che tu i colpi di sole non li fai dalla radice, cioè la tinta la metti dappertutto come riflessante, l'henné e tutte queste cose qui. I colpi di sole tu ovviamente non ce la fai a prenderli proprio dalla radice, e quindi vi rimarrebbe comunque un po' di radice bianca. Si può fare, però secondo me non viene un bel lavoretto, insomma. E basta, mi sa che ho finito. Spero che vi sia stato utile. Mi dite anche se voi ve li lascereste i capelli bianchi se vi venissero da giovani. Io non ce la faccio proprio, vi vengono tra i 20 e i 30 anni, o anche dopo i 30, perché ormai ci si invecchia più tardi. Quindi anche l'idea di avere 35 anni con i capelli bianchi non mi ispira per niente. Quindi, boh, non lo so, io non penso proprio che mi lascerò bianchi. Vedrò cosa fare e ci vediamo alla prossima. Ciao!